Ciao a tutti, fratelli e sorelle nerazzurre, io sono molto molto arrabbiato perché andiamo a perdere l'ennesima partita fuori casa. Fuori casa abbiamo una marcia da zona retrocessione e a questo punto importa poco che in casa saremmo primi, no? Cioè, per quanto riguarda le partite in casa siamo i migliori, fuori siamo i peggiori. È palese che è assolutamente così. Non si va da nessuna parte e poco mi importa se a detta anche dei telecronisti, ah, l'Inter non meritava la sconfitta, non me ne frega proprio niente, non me ne frega proprio niente di non meritare ma perdere, non me ne frega niente. Il calcio è un gioco e lo scopo del gioco è vincere, quindi fai 26-27 tiri in porta. Loro si affacciano due volte. Due volte, tre forse, però due volte la palla ce la mettono in aria e ci fanno due gol. Non esiste, non esiste, non va niente bene, perché non va niente bene e è assurdo essere a questo punto del campionato e non aver risolto niente fuori casa, niente, perché tutti i nostri problemi ci sono da inizio anno e un Inter che fuori casa basta un sospiro dell'avversario. A prescindere dalla forza dello stesso, perché adesso parliamoci chiaro, ragazzi, lo Spezia è una squadraccia, che non si offenda nessuno, però lo Spezia senza offendere qualcuno che può tifare lo Spezia, però comunque, ragazzi, cioè, è una squadra che ride a vedere, fa ridere. Siamo riusciti a farli vincere. Siamo riusciti a farli vincere, nonostante comunque, insomma, la squadra, specialmente nel primo tempo, a livello di gioco, che non me ne frega niente, perché non me ne frega niente, io voglio vincere, non voglio vederli giocare. Sì, sono impegnati, bene. Arrivavamo primi sulle seconde palle, bene. Abbiamo avuto, come chiede il mister, intensità, bene. E cosa ha prodotto questo, tutto questo? Un ben merito cavolo, niente, niente. E quindi non va assolutamente bene. Poi veniamo. Non ha influito nel risultato, per l'amor di Dio, però se qualcuno mi spiega per favore perché deve riposare Onana, se per favore me lo spiegate mi fate veramente una grande cortesia. Non ce lo dicono, ma sicuramente sarà una questione di contratto, almeno spero, perché sennò è una questione grave a livello mentale di chi fa le scelte, perché non si capisce, però è chiaro, non abbiamo perso per causa di questa scelta, però anche questa scelta secondo me un po' va a destabilizzare. Non lo so, vedo cose fatte un po' troppo alla Carlona. Un arrembaggio che, cioè, da una parte dici, vabbè, quantomeno ci ha provato, dall'altra però, insomma, non sai neanche cosa dire. Cioè, onestamente, fare un video dopo una partita del genere, che insomma, se uno va a guardare il tabellino, dovevi vincerla 3-4-0. Eh sì, però per vincerla 3-4-0 devi fare 3-4 gol. Noi i gol non li abbiamo fatti. Punto, fine, stop. Molto semplice. C'è poco da dire. E comunque questo sistema di gioco molto sbilanciato prevede che i nostri centrali non possano neanche commettere una minima virgola sbagliata, neanche un errore, perché la minima virgola sbagliata fuori casa tu prendi il gol. Acerbi, si è perso il loro attaccante e subito, pam, questi fanno gol. Non va assolutamente bene. Non è possibile che siamo ancora a questo punto qua, ma in settimana. A me piacerebbe sapere, dal momento che si dice lavorano tanto, ho capito, uno può anche, come a me a scuola quando ero giovane, sì, studiavo tanto, ma avevo la testa da un'altra parte e i rendimenti a scuola erano scarsi, cioè, che niente fa. Questa è l'Inter in trasferta, ragazzi. Sì, si impegnano, sì, ok, giocano bene, sì, ok, producono tanto, ma a me non me ne frega niente produrre tanto. A produrre 26-27 occasioni da gol e questi a due volte che si affacciano, segnano, basta, mi sono rotto le scatole. Mi sono rotto le scatole. Poi una sconfitta prima di una partita a dir poco fondamentale
di mercoledì contro il Porto, non lo so, ditemi voi, l'umore dove sta? L'umore stasera è sotto i tacchi completamente e da parte mia a questo punto sono preoccupato perché così in Champions non ci andiamo, così nelle prime quattro non ci andiamo, non lo so, non ho parole, senza parole. Senza parole, la colpa è di tutti. E io lo continuo a ripetere, non ho mai visto un Inter negli ultimi anni perdere così tante partite, tutte allo stesso modo, perché la cosa grave, tutte allo stesso modo. Io vi saluto ragazzi, sempre forza Inter. Certo è che con questa partita abbiamo festeggiato nel peggiore dei modi, i 115 anni, speriamo di rifesteggiarli bene in Champions. Però così non va assolutamente bene. Di Milano il simbolo regale e il biscione dell'Internazionale. Ciao a tutti ragazzi, vi vorrei bene.